Eyo, Eyo. buonasera, eccoci qua, eccoci qua. Allora, direttamente dalla location appunto di casa mia, con ospite Gabri, ci presentiamo innanzitutto. Allora, io sono Leonardo Urbani, in arte Urban, ballerino, hip hop in generale. Ci troviamo qua proprio infatti per parlare e dire un sacco di stronzate a riguardo. No, in verità ci sono un po' di cose interessanti, ora ne Grazie. parliamo. E qua accanto a me ci sta Soft. Bello, Collega grazie anche a te. perché sì, Collega esatto. artistico, perché Stasera partiamo a bomba. Sono già carichi gli ospiti. Doveva essere uno, ma sono una trittica bella potente, possente. E niente, io li farei direttamente entrare. Per chi comunque non sa un cazzo di questo posto, di questo luogo adesso dove ci troviamo, virtuale, non è altro che un tavolino di conversazione. Praticamente avremo ospiti tra ballerini, rapper, faremo reaction su pezzi nuovi usciti, album di rapper che sono insomma, usciti appunto di recente, ma anche andremo a variegare, a girare un po' tutto intorno a quello che sono i temi di hip hop, ovviamente, e strada. Niente promozione culturale, niente di niente. Gente che vive già dentro a questo mondo oppure si vuole iniettare nel flusso sanguigno insieme a noi. Quindi, bando alle ciance, stasera vi dico giusto due parole, poi lo metto subito qua insieme in live. C'è il capo, grandissimo fratello, rispetto massimo, grandissimo rapper, ci si farà conoscere anche lui, non voglio gli rubargli troppo spazio, quindi facciamoli entrare, facciamoli, perché ha accompagnato appunto. Allora, eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Yo, bella raga. Come andiamo? Sì, vedo una bella scena. Capo, che cazzo ti stai a bere? Freddo. Parlaci un po' di te, dici chi sei, che cosa, che cazzo fai nella vita. Per quale motivo magari sei qua dentro anche stasera? Siamo rapper, si fa la musica. Diciamo questo shit, ancora in zona. Siamo la wave vecchia, fanculo la new wave, diciamo. Considerando che poi noi stiamo parlando anche della zona di Siena e non c'è un cazzo, ragazzi, non c'è niente di niente. Non c'è niente. Forse ci sono da qualche anno ora un po' di pubblico, un po' di ascoltatori, di appassionati poppari, ma fondamentalmente è sempre stato il mortorio. E quindi abbiamo i guerriglieri, praticamente, cioè i combattenti, i sopravvissuti. Facciamoci da destra, io vedo prima l'impro. Sono uscito di lavoro alle 10, sono venuto qui. Tranquillo, oltre a quel bellissimo lavoro che faccio, però ecco, un po' di musica bisogna spingerla. E niente, ora mi concentrerò su qualcosa. Giustamente, Impru sa rappare, sa produrre cosa? Non solo hip hop, musica elettronica, sa mettere le ditina dove c'è spazio per Mamma mia, suonare. sto lavorando anche, sto lavorando appunto su questi progetti. E niente, regà, passo la parola a tutti. Bella, bella, direttamente a taverne, siamo tipo nella stanza, lo spazio del tempo dove io e Carlo Spirito del interveniamo, tempo. infatti Cioè, fucilato, qua regà. abbiamo pure il manico. Sì, ma lo vedo poi il capo è pronto per reccare. Sì, è bello provato a reccare, quindi siamo qua ad allenarci al 24. E poi stasera arrivava l'invito di Urban Rock Culture per fare È un l'intervista. piacere avervi qua, è un piacere ragazzi. Oh, allora, capo. Che vuoi sapere? Le news della Tutto, vogliamo vita? sapere tutto, vogliamo spremerti come un limone. Allora, secondo di novità c'è che Orange Bud abbiamo trovato altre novità. Loro lo Orange sanno. Bud è la view che ho insieme a questi ragazzi. Nell'ultimo anno abbiamo fatto circa una ventina di eventi, sia in Toscana che intorno. Stiamo portando avanti questa situazione da ormai
ormai circondano il mezzo. E l'obiettivo nostro è quello di riuscire praticamente a fare una scena così. E state lavorando bene comunque, perché già per la quantità di eventi che avete fatto in un anno, ricordando poi che Siena non è poco, e sono tutti ragazzi giovani, sono tutti emergenti. Io penso che c'è tanto da dire, è difficile perché è un contesto di una città piccola, però le realtà ci sono e ce ne sono tante, quello è sicuro. Ma per forza, anche perché i giovani sono sempre i soliti, non è che c'è una selezione naturale per la quale a Siena nascono teste di cazzo e in un altro posto nascono rapper della Madonna. Invece purtroppo c'è anche una mentalità abbastanza chiusa sotto certi aspetti. La vita di strada, la vita da artisti dell'hip hop è dura ovviamente. È dura per andare a fare i cessetti forse sotto in strada, figuriamoci per davvero a immaginarsi di portare gente a ballare, a reppare in una piazza, perché ti chiamerebbero subito anche gli sbirri, lo sappiamo bene come funziona. Senza Piazza del Campo facessero un rave, quando mai, ma... Cioè, sarebbe assurdo, sarebbe comunque una situazione bellissima. La musica elettronica, sai, hai visto anche gli eventi che fanno, tipo The Circle, insomma, quando le etichette si mettono insieme e fanno gli eventi dal vivo. Certo, che portano tutti gli eventi, tutti gli artisti della loro etichetta. Ma più che altro i luoghi, tipo, cioè ogni stato in cui l'hanno fatti, soprattutto in Europa, lo facevano in un luogo, tipo un anfiteatro romano o una piazza particolare. Pensa se magari a Siena facessero tipo live 24, live 5 ore di techno. Un concertone anche meno underground magari, però appunto fatto in Piazza del Campo ci starebbe. È vero. Poi l'obiettivo finale potrebbe essere quello, cioè dopo una serie di eventi più piccoli, l'anno scorso siamo riusciti a fare l'apertura a Tormento, a Mista, ma si è organizzato delle battle di freestyle che sono andate veramente bene, anche a livello nazionale hanno avuto parecchia partecipazione, sono venuti da Italia a partecipare al Battle Royale. Ecco, nemmeno troppo di periferia sta cosa, perché non si limitava al gruppo di amici che facevano le serate fra di loro, ci sono state aperture a persone. Chissà, chissà, c'è stata la connessione, abbiamo visto proprio la partecipazione anche ragazzi di Genova, da fuori, da Genova, a Torino, a Firenze, comunque tutti connessi, sono venuti a tutta Italia, e in un certo senso adesso la terza edizione sicuramente sarà con più gente, più ospiti, più spettatori, e secondo me veramente anche perché ora certo. Sta nascendo anche la FRF, che sarà la federazione regionale di freestyle. Ok. E niente, c'è dentro sia i ragazzi di Firenze che erano del Pescaia, sia alcuni dei nostri, e l'obiettivo è sempre quello che si dice. L'ultimo evento si è fatto il 30 a Montepulciano, è andata bene. Siamo divertiti come i classici, c'era un sacco di gente, ci ha fatto lo strapiacere. Da febbraio a marzo parte una serie di eventi tra live, contest, ospite a sorpresa, perché stiamo lavorando anche su quello, stiamo sentendo le cose. Ah, ci avete una bella agenda penotta. Avere una regolarità dà modo anche davvero alla scena di crearsi, perché sennò rimane nel fine settimana. Se te riesci a dare quella cadenza mensile, bisettimanale almeno, dai, diventa un punto di ritrovo, perché la gente viene anche lì solo per dire: oh, me ne frega un cazzo, però mi garba la musica, non ne conosco, mi bevo la mia birra e sto lì. Poi a maggior ragione, se questa cosa si sta espandendo, si sta iniziando a condividere fra le varie realtà, lì diventa anche poi una questione di supporto, perché chiaramente esatto, sì, diventa veramente una realtà hip hop, una comunità, perché tanto stiamo parlando di quello. Questo è l'hip hop, è comunità, aggregazione, connessione, questo alla fine. Segnatevelo ragazzi, prendete appunti, domani esce un pezzo nuovo del capo. Il 27 ci sono arrivato a Pistoia, una serata al Circolo Cimin, e anche lì saremo con Maxi B per ragazzi. Grande Maxi, facciamo un saluto al fratello. In Toscana ci sono successe di Pomoda Nuova, e non sappiamo ancora come si chiamerà, ma l'idea è probabilmente quella di fare il fottutissimo Grand Ducato di Toscana. Ripristiniamo il Grand Ducato. Però Grand Ducato
significa che saranno solo test di genio. Solo test di genio. Lavando il grano, 100-0. Quelli che si sono fatti per bene ti si viene a prendere pezzo di bene. Sotto casa, diglielo. Un saluto a Libra. Libra, affanculo. Quante cazzate succedono anche fra gli ippopari. Quando uno costruisce una stessa di carta, poi vengono giù, vengono tutti insieme. E ti ho fatto grosso di tipo male. Se però lo nomini, lui ti blocca. Ah, colui che non deve essere mai nominato. Abbiamo anche un po' di lavori in cantiere, piccolo. Fare un buon move. Una post track di cui ancora non possiamo vedere il cazzo di niente. Ah, ma progettini segreti. Forse siamo riusciti a resumare un certo il Batta che ha una autonomia giornaliera di 4 pagine. Volete dire a tutto e chiudere in uno sgabuzzino, ma questo non è importante. Se non si chiude in uno sgabuzzino, cioè ti dice devo andare più forte a casa. Cioè praticamente quando andate a prendere dice oh, ti vengo a passare, ti passo a prendere, uscite dal furgone, gli mettete esatto. Il sacchetto in testa, lo arrivate sul furgone, no, se morde, capito? Abbiamo perché deve ripare e basta, se no morde. Allora bastardi, il capo oltre a essere con noi come ospite ci ha dato un consiglio importante, appunto è il momento di sentirci Santa Sede. Allora però capo, dato che te ne sai un po', diccelo anche a noi. Guarda Franno, a loro singolarmente non li conoscevo e mi sono appassionato su una pagina che non mi ricordo nemmeno qual era, che faceva promo di rap. E niente, ho sentito questo pezzo in cui tipo si definiscono, cioè, la nuova vecchia scuola. E questo è il discorso. E già ci piace. Molto vecchi, soprattutto a livello di beat, roba lenta di beat, flow massicci. Però fai conto ci fanno delle sporche come il fatto di trap dell'americano. Ma let's go. Già la copertina mi fa impazzire, lo dico. Nuova frontiera del rap, caccia la schiena ad una scena che si piega a metà, tra la tua scema ne sa, mandano mille messaggi e non è catena né spa, né che si bagna sotto un'altra luna piena nel club. Onde radio Monte Premi e radio Monte Carlo, bocche parlano e le sento fra ma non le guardo, mille storie sulle spalle anche se non ne parli, ste vecchie gloria fa le troie ma sono faccio entrare in casa Giovanni Ricchi con le paglie che investo in strada Milano linea rossa chiave servono consigli faccio soldi come figli inconsapevole che prima o poi dovrò lasciarli liberi io tempo lo sciupa bambine si faceva il film adesso vedi drag dealer sopra i magazine che capuleti stanno andando in scena ma hey. Con i pacchetti avvolti nelle buste della spesa le storie sulle spalle anche se non ne parlo ste vecchie glorie fa le troie ma sono in letargo. Yo bella mi ricorda mi ricorda un po' Supa, l'ultimo album che ha fatto con Bassi, il modo di rappare più che altro, poi i contenuti sono diversi, il beat è diverso. Esatto, e andiamo con la prossima. Sto per uccidere una zanzara, abbiamo ancora le zanzare. Eccolo. Ti appende al muro come fosse la posta. Sotto al culo pare acciaio oyster. Presa. Bollo Ralph non la costa. Tra due anni sarò sopra un Porsche. Sta merda frigge. Non le sale kosher, lei ne prende ancora dopo sale, scende, frate, sembra sulle giostre. New pop, ma non dalla casba, non fotti con sta casta, frati fanno dentro in vasca. Freddo come l'Alaska, corro per questa città con i soldi in testa. Oh,
La tromba, anzi. Carico come una stiva, mentre carezzo uno Shiva, borsato Tokyo Toshiba. Ora è persi la vita fra che beat? Underground. Mi piace come ci repa di brutto qui. Sì, sì, perché sa cavalca, cioè, bello, bello lento, te la fa sentire tutta. E il beat, fra? Che ne pensi? Il beat è una sassata, ragazzi, questi bastoni. Potentissimo, no? Vero? Strasemplice, essenziale, caricato. Ne voglio di più di sta roba, mi piace. Ma poi sono, cioè, la copertina sono tipo loro che si confessano, insomma, che si cosano il santo, il santo padre. Sta roba è facile, almeno tanto piangere per un latte. Jazzissimo. Inizia a mettere il peluche da parte per la tua tipa. Sai, mi piace questo contrasto che ci hanno veramente con questa roba lo-fi, jazz. Poi in modo grezzo di rappa, bello scandito, bello tosto. Mi fermi tutti? Che succede? Venite sul mio server di Mac. Che ha fatto? Che è successo? Aiuto. Invita su quello in live. Guarda, sta giocando a Minecraft mentre si fa una sega. E canta... Se c'è l'aggiungiamo, vai. Dai. Con una buona mitraglia, legge carte, sogna un fisico da Scarlett Johnson. Sti rapper non gli batte il polso. Mangio carne e condom. Con sta scena bro mi parte condom. Hai visto una lama, tua madre in cucina cuoca. Se questo cucina coca, ma sembra che non sa dove sta. Fiamme Notre Dame, sua effazione, ma da bong e crack. One night jacks, ai. Dietro una scorta di puttana. Contro noi ti pisci addosso e c'hai la patta. Senza gamba a destra, tu le trappe dal massimo sei un pancia bestia. Che sta succedendo nel frattempo, ragazzi? Mecenatismo, la mia prende medici. Il tuo amico che fa il G, ma hai venduto un G. Non potrei essere diverso, mi ha cresciuto un G. Ti sei perso qualche pezzo, non riassumo. Punto G, tu cerchi idee ma non le trovi come il punto G. Parlate ore di sta roba ritrita, ma quando becco i tuoi amici sento odore di figa. E certamente non perché prima hanno visto un'amica. Scherzi con la mia famiglia, ti finisco la vita. Io sono contento di aver aperto una reaction del genere, perché questo secondo me rispecchia anche molto bene il canale, ragazzi. È roba grezza, è roba che suona e basta, non gliene fotte un cazzo per forza di passare il mega messaggio. Poi è vero, cioè, si sente la voce proprio che tiene quel tocco di fresche, di fresh, di freschezza, e poi il contrasto che alla fine trova l'equilibrio della base. Grezzi, come i miei grezzi. Siete in terrazza. C'è il panorama. Taverne City, no, non è un panorama tipo Miami. Vabbè, pensavo che mancassero solo le palme, ragazzi. Ah, ecco. Allora, intanto noi ci finiamo da ascoltare l'album e io trovo il modo di aggiungere anche Sugo. Atto di fede, ecco. Forse era il pezzo concept che stavamo cercando. Faccio rap, fotte sega, quanto ne sa. Lei è copia, botox, a rotazione.
attenzione. Perché travo il mangia sta beat, babbo le sbava ancora, sì, babbo, prendiamo friccia, poi free Casanova, bagno in sangue blu fino alla gola, balaclava moda, ho imparato meno dalle persone che da nuovo papa mi accompagna una fumata bianca, questo ballasso la vero junkie fra fumata bianca, tutta la grana in tasca, ma anche quanta strada fatta, chi è con me non spara salve, mi difende a spada tratta, born ready, sto con chi ti fotte mentre non vedi, sai da dire te le suona forte tipo rocksteady. Sapore amaro scende di traverso, ma se passiamo giù per strada fanno chiedi e lei sono notte fonde qui dal compare, e il Jesse Range Sport, non Volkswagen, fumata bianca come in conclave, esco in vestaglia sul balcone con mitra papale, esco porporato e forse sotto sono armato, dalla navata fino al sagrato, 66 delante i soldi a terra e suolo consacrato. Ragazzi, c'è una cosa un po' pedante. Ovvero? C'è una tipa che sta fissando poi dalla finestra al nostro balcone, pulendo il vetro della finestra mezz'ora, tra finisce così, così, ferma e rinizia. Si è buggato. Bomba assurda. Poi, 13 brani, quindi un bel albumone cicciotto denso. Lei dice che sono buono, le ho detto bitch non sono negli U2, per me fare sta merda è easy, è solo 2 più 2 la tua lei. Ok, questa è una roba romantica personale, ma non è 9-2, non ho negli figli al dito per chi mi ha tradito, conosco il perdono fratello, non le dimenticanze, non voglio raglie di catch, la porto fuori e di certo non per parlarle di rap. Vuole tenere il mio dry nei Fendi Boots, drive by, scommovenze da night in Chevy Blue. Lei somiglia a Peggy Q, somiglia a Peggy Q, lei somiglia a Peggy Q. Era il vento, questa bitch non ha pazienza, serotonica, cioè, con G-Wine, Hendrix, Disc Jockey. Sputo sentenze che suonano come shotguns, il giorno che mi sposo mi presento in nuove giorni. Ma dice all'orecchio vuole farlo all night, anche di più. Totalmente off, con le lenti blu. Cazzo, somiglia a Peggy Q. Lei somiglia a Peggy Q. Fra somiglia a Peggy Q. Prende la gamba. La gamba. Allora, siamo di nuovo noi col capo che sta facendo cadere oggetti sopra lo schermo. Questo pov tipo va con un macete poi. Guarda, con molto piacere. Allora, state mangiando un dolce tedesco con marzapane e uvetta insieme a del parmigiano reggiano. Allora, inseriamo il bastardo di Chuck finalmente. Eccolo, ci siamo. Buonasera. Siamo tutti qua. Buonasera. Stavo farmando un po' di pietrisco. Ho sbudellato un maiale per No, ho iniziato oggi a giocare a Minecraft perché c'era mia ragazza, me l'ha fatto scaricare craccato e quindi... Ok, ottimo. Ora ogni volta facciamo un film di Minecraft. Soft, ma sei sparito. Esatto. Ah no, sei sparito da ancora. Ho detto non toccate le maniglie a caso di impru. Bravo! Ascolta, Sly, davvero... Presentati un po', chi sei, che combini? L'ho detto, era... Oh, per bene, su, ufficialmente, ufficialmente. Ho fatto occhio con questi personaggi qui. Anche Sly, rappa, dov'è? Non gli dico il ditino, dovrebbe essere lì. Rappo, è un po' un parolone. Rappa e rappa bene, Sly, è un personaggio. È una delle persone più originali, porca puttana, tutta la scena toscana. È vero. Ma stiamo scherzando. Sly Chuck è un concept. Cazzo. Vabbè, dai, faccio la trap, faccio il rap, faccio il punk. Fa tutto, dai, fa veramente
di qualsiasi cosa e soprattutto schifo. Anche lui, andatevelo a cercare, ragazzi. Quando abbiamo più tempo, poi magari Sly, anche se non te, ci andiamo un attimino a fare due chiacchiere meglio. Che stasera abbiamo iniziato tardissimo e siamo diciamo a mezzanotte. Oh, ma di tre oggi era mangiare il pesce a Poggi Bonzi, lo sbaglio. Lo segui col binocolo, tifo. Sono di zona, l'ho visto a Poggi Bonzi. Allora. No, io non ci posso più entrare, perché l'ultima volta non avevo finito i piatti messi e sono scappato via. Allora, perfetto, veloce. Mi sembra di risposti, eh? Un po' più piccolo. Siamo allo scappo ogni soldi. Mi sono pagato 17 euro, di sushi avanzato. No, ho pagato, però non ho pagato il sushi avanzato. Ah, ecco la scuola di Milano, quindi secondo me ci sta in mezzo o bassi o su, proprio davvero scuola. Ci hanno 90 iscritti sul canale, raga, cioè stiamo parlando di un video con 25.000 like. E dire emergenti un po', no, sembra tipo mezzo sangue, 16 barre, tipo si scopa la scena, ragazzi. Un gruppo del genere si scopa la scena. The Pink Room, quella che ho sentito io, che senti. Ora me la gusto. Che se disco è stato sotto, qui siamo in casa soft, Buona bra, ci lasci Ibru? Te ne vai? Vada da Winona Ryder a girare l'ultimo capitolo di Stranger Things, di la verità. Bella Ibru, è stato un piacere. E mi lascio con un vai con me come cante, non i ritornelli. Gesù personale, meglio se ti converti. La mia vita movie shit senza VHS. Svuoto il magazine e non parlo di S. Con i miei geni stesse scelte di trasformare euro in CHS. Faccio miracoli con me, prendi no white shark. Tu vai, trascia l'impopuscia PayPal. Almeno qua non c'hai l'ansia. Dietro abbiamo sei cassi. Mentre usciamo dai bangla e buttiamo quei pezzi di carta che franno. Ti trascina comunque, trascina. Sì, sì. A Santorini, non le frega molto di quanto rini. Sto versando a bordo sul tuo bikini, perché non lo abbini con questi primi. Sulle geo, non si in lista, torna a casa sulle geo. Se mi affaccio alla finestra vedo un vulcano. Puoi portare la tua troia al lago. Successo un blackout, successo. Allora, dove siete, ragazzi? Ok, stanno rientrando. Intanto noi ci gustiamo la prossima tra tentacoli di polpo. Posso perdere anche il pelo, ma non perdo più vizio. Allievo per la vita, fra chi allevi un supplizio. Se il tuo artista non si leva la vita, lo giustizio. Questi rapper sono cheaters, citano in giudizio. E aggiungiamo a che capo sassi caia, fammi sta entrando in casa mia un Roberto Ferri. Poco sopra d'una teca con 200 ferri.
rimasti noi. Sede gang, shit, diamanti dentro anelli. Di questa merda sono il quarterback Peyton Manning. Via. Spengo il tuo fuoco, flow vittorio. Lavo. Tanto l'hanno menzionata un po' di volte, in effetti. Col santo papa tutto bianco. D'oro falso, testa scene crime. Ma di notte sogni d'ore sfalsi. Se questa merda non arriva in radio, la porteremo in ogni piazza, fra corrida stadio, santa sede, club e l'Italia. Che cazzo di massiccia è sta traccia. No, vanno a dritto, non si fermano sti figlioli. Pure se viene dall'Aler non ce la può fare. Il mio rap è esemplare, se vuoi puoi studiare. È una cattedrale, culto della fame. Mica ti contegno, questa merda lascia il segno come su un assegno. Andy Van Der Meyen, se non muori dalle realtà moda, luxury life, da quanto asciughi ti chiudiamo nelle buste. Vedo bello fomentato. È figa, però mi sa che sentire. Sì, è roba classicona comunque, roba classicona. Allora, abbiamo riaggiunto il capo, si è riunito a noi per il mio freno oscilla in una pula. 40 gradi, ma il gin tonic resta sempre cool. Con i miei sto nella mia pula. Non è l'8-7 fra, sono dei in full. Questa mi rimane lì, però te lo dico. Mi sento che una certa roba che è carica di un'energia sta traccia, ragazzi, assurda. Secondo me non si esprime al massimo, ma perché non vuole nemmeno fare. Però ci sarebbe un droppone. Sarebbe il droppone. Avrei altri 2 minuti, dato che dura 2 minuti, 4 minuti drop, anche senza sentire barre quasi, solo santo. Io voglio iniziare una routine: tutte le volte che ci salutiamo alla fine qualcuno deve promuovere qualcosa. Questo qualcosa può essere il progetto che state facendo, se siete rapper per esempio, la traccia, no? Che state per far uscire, ma anche molto volentieri progetti di altre persone, quindi di terze parti, diciamo così. Se c'è qualcosa per quale vale la pena. Io, raga. Promuovo io. Vai. Promuovo. Però lo dobbiamo ascoltare ora. Salutiamo il capo e Bufe prima. Ok. E poi ci mettiamo anche il pezzo noi due e ci salutiamo poi con tutti quanti. Capo, ma mi senti? Ti sento? Non lo so, provo a parlare. Un po' stremato. Tutto bene. Ci vedete? Li vedo forse. Ecco, perfetto. Sly, diccela. Questi 3B crew è una crew di Bibona. Ai, che sound, dove siamo? A Brooklyn qui. Siamo a Bibona. Ci vedo a Milano, ci vedo a Milano. Ai. Milano è fredda, come il tuo cuore ghiaccio, come becca la finestra. Non interessa di sta gente che guarda, poi parla. Chi sorride, poi ganna, manda a mia mamma. Ah, non mi importava di nessuno, fumavo e restavo solo in una casa chiusa al buio. Tra poco andavo poco e poi pensavo solo a te. E sta cazzo di città, ti giuro, non fa per me. Pezzone, fa saltare il culo questo, mamma mia. Ai, cambia. Ricambia. Dai, questo pianoforte.
forte, che cazzo è, Chicago, roba di Brooklyn. Abbiamo scoperto, ragazzi. Sì. Ai, Sly. Questo ci piace, questa roba ci piace. Fa per noi. Sì. Yes. Niente. Stiamo riscontrando un problema durante il collegamento. Va bene, allora mi toccherà riprendere un'altra volta al capo, richiamarlo qua dentro, fargli fare il saluto. È andato a festeggiare l'uscita del pezzo, no? Sì, è andato già a sbocciare. Vieni qua accanto a me, Sly. Ti faccio anche un po' più grosso, guarda. Sono già troppo grosso, non c'entro. Poi belli i layout che si incastrano male l'uno con l'altro, perché ho aggiunto robe all'ultimo momento. Fantastico. Parlo per il capo a sto punto, per il pezzo che esce domani sera alle 11. Domani sera appunto alle 11 esce il pezzo del capo, ma il discorso è che è il primo pezzo che esce comunque su Spotify, quindi sta ufficializzando la sua carriera di rapper. Ora non è che si ufficializza per davvero essere artisti e scrittori su Spotify, più che altro avere dei contenuti web, direi, essere vivo, presente anche nel mondo virtuale, anche perché è quello che ci succede tutti. Siamo qua adesso e... non c'era nulla prima del capo? C'è il canale YouTube, sì, in effetti, sì, che comunque vi invito a cercare, però c'hai il canale YouTube anche te, vero? Hai tolto tutto, hai fatto tabula rasa. No, su YouTube c'è della rasa, ecco. Però metto tutto su Instagram io. Ok, ma dillo, come si chiama il canale? Sempre Sly Shack? Sly Shack. Dai. Sly Shack, penso, sì. Dategli Sly un'occhiata, Sly. Ragazzi. Eccolo qua. Eh sì, già fa capire, capito, la mood. ci sta. Ecco il canalozzo, un Sly Shack. E invece se vogliamo andare su il capo, che c'ha roba ovviamente di 2 anni fa, che sono scritti addirittura di 3 anni prima ancora. Quindi è roba fondamentalmente di 5 anni quasi. E niente, invece ora dai, fa uscire roba nuova. Pronto? Che succede? Allora, cioè vedete, c'è cioè lui, ci ha chiamato per dimettergli gli abbracci e gli scazzi di sugo. Sì, sai che ti dico, sì. Tra l'altro, pezzo, gli scazzi e gli abbracci. No, è fantastico, fra, ma poi ti giuro che secondo me tanti pezzi funzionano proprio. Dai. Questa dovresti registrare a modo per davvero rifarla, ci metti anche un po' di reppato a diritto. Un casino con te. Io vi consiglio anche Praga in ciabatte, ragazzi. Un classico. No, ma poi fra cioè queste linee musicali punk funzionano stra bene, veramente. E ora c'è l'ondata nuova, la wave nuova di sta roba. Te devi cavalcarla a diritto ora. Comunque il mio pezzo preferito rimane l'ultimo. Cazzo. Dai, facciamo sentire anche qualcosa. Il capino.
Sì, io lo volevo sentire volentieri. Scrivo mentre sento che sto tempo sta passando, rimasto senza donne e senza nessuno a fianco, nonostante tutto quanto ora stia piano cambiando, devo lo sguardo un altro, ora che sto salvando, per un verso la testa fa da riete, scardina le porte, nessuno resta, ma sapete che alle volte quel tale pagina si rende necessario, le giro riempiendo quelle del mio diario. Wow, wow. Schiaffoni poi sto beat, è bello. Ora poi c'è una roba prodotta da loro. Tutto fatto in casa, tutto come la nonna. Homemade, handmade. Affronto un altro viaggio col solito sorriso in faccia. Da preda predatore nella battuta di caccia. Ora che un po' che ho messo in mostra sulla bocca i miei canini. In gioco per la posta in video se ti avvicina. Oh, ci sono anche io, su, guarda. Da una parte, in un angolino. Carino. Andiamo. Che siamo? Allora, ragazzi, io direi che siamo arrivati verso la conclusione. Io prenderei il momento per fare il saluto al nostro Sly Shack, grandissimo ospite inatteso, ma è stato un piacere, fra, è stato un piacere. Ascolta, prima ci hai già consigliato comunque il pezzone, e lo terrei sempre a mente, quel 3B Crew Milano. Nice. E allora, Chuck, bella, io spero magari anche un'altra sera che ci ricapita, magari ci organizziamo anche con tempo e rifacciamo questa cosa. No, ma magari mi ho netto, però l'ospite portando, cioè nel senso mi onnetterò, cioè, assolutamente, assolutamente. Avrò delle persone. Volentieri, volentieri, fra. Altro che di un certo spessore. Io spero già stasera vi state divertendo, per chi è rimasto comunque ancora in live fino adesso. Vi ringrazio e niente, intanto saluto Sly, bella fra. Oh, Pacione, io l'attacco allora. Pacione, ti saluto. Bella bro. Ciao a tutti. Ciao bello. E rieccoci qua. Siamo tornati. Niente, io spero davvero vi sia piaciuta questo anche esperimento, questa cosa che abbiamo fatto stasera. Riprenderemo più avanti, quindi probabilmente avremo un po' di tempo anche per costruire la seconda puntata. Soft, se comunque avevi un'ultima cosa da dire, che in quello che facciamo poi sponsorizziamo anche non solo gli artisti emergenti, ma locali, ma anche gli eventi. Un eventino, che in realtà è un eventone, a Bologna, questo sabato, quindi se, prima di tutto si chiama Streetly, sarebbe lo Streetly Underground. Ok. Ed è una mega jam aperta veramente a tutto. Eccolo qua. Vediamo comunque Club Smokas, LP, Acicollo, Bright Blade. No, c'è un sacco di gente interessante. La Paz è una sorella, è qua di Firenze. La salutiamo, grande Paz. La bella storia. Un sacco di gente da un sacco di posti. New York City, leggo. Ah, Freshest. Bologna, poi Napoli, wow, bene, Beatbox Host, cioè un evento insomma completo comunque, a tutto tondo nell'hip hop, ragazzi, se siete in zona, se avete modo di andarci, ve lo straconsigliamo davvero, volete trovare un po' di pop serio, genuino, e dai. Detta questa, faccio l'inchino, salutiamo Soft, lo riporto anche a casa ora, e buonanotte a tutti, spero sia stato un piacere, alla prossima, ci vediamo Grezzi.